Per questo molti credettero in lui. È un brano difficile e intenso quello di questa giornata, in cui Gesù si relaziona con i giudei ed esprime la sua divinità in un dialogo serrato con coloro che non vogliono accoglierlo. Dal Vangelo secondo Giovanni. I giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi?» È una domanda provocatoria quella di Gesù. Essa vuole far emergere le contraddizioni dei giudei che lo accusano e lo vogliono uccidere. Gesù è da sempre colui che viene accusato per colpe che non ha. Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». I giudei avevano capito bene che Gesù rivelava ad essere se stesso Dio. Gesù, rivelandosi come figlio di Dio, ci mostra l'estrema vicinanza di Dio, che per amore è diventato uomo. Da una parte il Dio eterno si è reso visibile, ma dall'altra la stessa umanità è elevata ad una dignità mai avuta. Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio?» Questa grande dignità dell'uomo è già nella scrittura, ma a maggior ragione è da intendersi per il Verbo di Dio fatto uomo. L'incarnazione del Figlio di Dio è espressione dell'amore con cui Dio Padre ama ogni uomo. «Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Qui Gesù non si riferisce solo ai miracoli, ma a tutta la sua vita. Tutto in Gesù ci parla dell'amore di Dio Padre. L'opera che è al vertice di tutte le altre è la sua morte in croce. Nel suo donarsi per amore delle creature che lo rifiutano e lo uccidono. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli fuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Un amore come quello di Dio non può lasciarci indifferenti, perché ci ricorda quanto siamo preziosi ai suoi occhi. Un amore così grande o lo si accoglie o si cerca di distruggerlo. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. Se c'è chi lo rifiuta, c'è anche chi lo riconosce come il Salvatore. Non c'è quindi da mediare verso un'idea di Gesù accomodante e valido per ogni stagione. Non si può che mettersi davanti e accogliere questo amore di Dio gratuito e incondizionato o rifiutarlo. Donami, Signore, di accoglierti e di amarti.